questa sconfitta, Maestrelli, pregiudica le aspirazioni della Lazio? Aspirazioni? Mi pare che siamo ancora in testa alla classifica, questo non pregiudica niente. Ci siamo rimasti male perché dopo 6 consecutive vittorie ci aspettavamo un risultato ancora positivo. Purtroppo questo non è capitato. Pazienza. Il campionato è ancora tutto da disputare, vero Maestrelli? Ma è quello che ho sempre detto io. C'era qualcuno che diceva che io ero un pessimista. No, a me mi piace stare coi piedi per terra come lo sono stato fino ad oggi. Oggi qualcosa nella Lazio, soprattutto all'attacco, non ha funzionato? Non è che non ha funzionato, non abbiamo trovato il gol. In qualche occasione ci è capitata l'occasione di poter farlo questo gol, non l'abbiamo fatto. Abbiamo trovato una Sampdoria veramente carica al 100%. Sono sicuro che anche domenica, anzi soprattutto domenica, la Lazio si esprimerà in una maniera che forse non è durante il campionato. Chinaglia, 2 gol contro la Juventus ed è capocannoniere attualmente, è soddisfatto? Sì, soddisfattissimo perché era una cosa che non mi era mai successa, insomma, specialmente in Serie A. Una cosa mi fa veramente onore. E quindi questo in vista di Monaco, della partita con la nazionale di martedì prossimo, è importante? Sì, molto, io penso che sia molto importante. E vorrei dire anche che insomma Maestrelli dopo la partita di Genova aveva detto che forse sarà la più bella partita che farà la Lazio con la Juventus. Ci ha azzeccato in pieno, insomma. Il gol della tranquillità giunge dopo 3 minuti e il merito va principalmente al giovane D'Amico che lo ha propiziato piuttosto che a Chinaglia che lo ha realizzato. D'Amico, partito da centrocampo, supera di slancio 2 avversari e giunto sulla linea di fondo rimette al centro dove Chinaglia controlla e spedisce in rete. Con questo gol il centravanti eguaglia il record delle marcature in campionato di un laziale raggiungendo Silvio Piola a quota 21. Dopo i risultati di oggi pensiamo che Maestrelli potrebbe dirci qualche cosa di definitivo sulla lotta dello scudetto. Il pareggio della Juventus e la vittoria della Lazio hanno portato nuovamente il vantaggio della Lazio a 4 punti. Beh sì, siamo ritornati a 4 punti di distacco. Sono diminuite le partite, ce ne rimangono 5. Ma la cosa che veramente mi ha entusiasmato è stato lo spirito con cui hanno giocato nonostante il 2-1 del primo tempo. La reazione dei suoi ragazzi è stata una reazione veramente formidabile. Col senno di poi mi ritengo più che soddisfatto. È chiaro che alla fine del primo tempo eravamo un po' tutti amareggiati. Di solito si parla sempre della Lazio di Chinaglia, ma oggi mi sembra che la Lazio abbia dato una dimostrazione di completezza di squadra. Ma questo mi pare che sia già dall'inizio, già dall'anno scorso, e questo è un motivo di soddisfazione maggiore. Continua la squadra, nonostante siamo arrivati quasi alla fine del campionato, a mantenere sempre lo stesso ritmo, anzi direi forse aumentato, al contrario di qualcuno che dice che la squadra era cotta. Un Maestrelli entusiasta, insomma. Beh, come si fa a non essere entusiasti dopo una partita simile?